Brindisi rinnova l'appuntamento con la fede all'alba del 15 agosto, festa di Maria Assunta in Cielo, con la processione che, come da tradizione, prende il via alle 4 del mattino dalla chiesa cattedrale, per proseguire passando dal lungomare Regina Margherita e per le vie del centro fino al cimitero, dove l'arcivescovo Giovanni Intini, per la prima volta dal suo insediamento, ha celebrato l'Eucarestia. Fede e tradizione che si uniscono, come confermato dalla numerosa partecipazione al profondo legame di Brindisi con la devozione mariana e la preghiera per i defunti. Veniamo qui per capire che il nostro destino non è la morte, ma è la resurrezione. Maria è la prima dei risorti e ci ricorda che la nostra vita non è destinata alla tomba. La tomba è un passaggio che ci proietta verso l'eternità. Beh, certo, oggi è una giornata un po' di svago, di ferie un po' per tante persone, però oggi conviene ricordare anche che abbiamo bisogno di recuperare la dimensione dell'eternità, perché altrimenti noi ci ripeghiamo solo sul presente, sulle cose da fare, e non allarghiamo lo sguardo verso l'eternità.